Sono 123 le donne nel Salernitano, dall'entrata in vigore della legge 69 del 2019, ad aver sporto denunce ai carabinieri per le violenze subite e altrettanti gli interventi da parte dei carabinieri che hanno messo in salvo le donne vittime di violenza. È quanto emerso nel corso di un seminario che si è svolto nel Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, nel corso del quale si è parlato delle novità introdotte dalla legge del luglio del 2019. Al seminario, a cura delle autorità giudiziarie e di militari specializzati del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, hanno preso parte le autorità della provincia e le associazioni che operano sul territorio a sostegno delle vittime, al fine di condividere le proprie esperienze e favorire la collaborazione istituzionale. Il colonnello Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno. Il messaggio dell'allarme è quello di tutelare tutti gli esponenti delle comunità che noi serviamo ed in particolare le fasce deboli cui appartengono assolutamente le donne. Sono stati fatti tanti passi avanti dal punto di vista normativo nel corso del tempo, ma c'è bisogno di più consapevolezza, disseminazione di cultura e crescita della cultura della legalità. E questa è un'iniziativa che va in quel senso, ossia condividere quali sono le migliori esperienze per tutelare al meglio le donne in caso di violenza e cercare di sostenerle anche successivamente alla prima denuncia. Per quanto concerne la provincia di Salerno, posso dire che dall'entrata in vigore della legge 69 del 2019 abbiamo ricevuto oltre 123 denunce, quindi più di una denuncia al giorno, e altrettanti sono stati gli interventi da parte nostra per intervenire prontamente al fine di interrompere l'azione delittuosa.